Questo è la nuova edizione, è un libro che non dovrebbe esistere, nel senso che quando l'abbiamo scritto io e mia madre doveva essere un instant book, qualcosa da usare per qualche anno e poi buttarlo via perché non si arriva più. Purtroppo l'Italia è quello che è, un paese che è rimasto chiuso in una bolla temporale di arretratezza, e per cui questo libro a distanza di quasi 25 anni continua a essere ristampato. Questa è la quinta edizione che facciamo, perché nel frattempo è cambiata la società. Pensate che quando abbiamo scritto la prima edizione non c'era ancora internet, non c'erano le possibilità di conoscersi telematicamente, non c'erano le app per telefonino, quindi non solo le cose da dire ai ragazzi, ma anche le cose che i genitori hanno voglia di dire ai loro figli erano diversi. Infatti in questa edizione ci ha aiutato Alex Grisaf, che è un ragazzo di 18 anni che fa un discorso specifico sulle nuove generazioni. Quindi è un libro che si è evoluto con gli anni, ma che nel messaggio fondamentale non è cambiato. Il messaggio fondamentale è che il rapporto tra genitori e figli che sono omosessuali dipende in gran parte dalla volontà di dialogo. Lo sappiamo tutti che è un problema, un rapporto problematico, perché fondamentalmente nessun genitore fa un figlio aspettandosi che da grande sia frocio o lesbica, e quindi la scoperta di questa realtà è sempre traumatica. Però un discorso che mi sono sentito di fare nel libro, che ho sentito di fare anche mia madre, è che noi che abbiamo fatto un coming out, ci siamo presi il tempo che era necessario per maturare una decisione, i nostri genitori hanno diritto come minimo a prendersi lo stesso tempo che ci siamo presi noi. Laddove io, quando scrissi il libro, cominciavo a vedere i casi del ragazzo o della ragazza che ciao papà, ciao mamma, devo dirvi una cosa, sono gay, ciao, esco con gli amici fuori di casa, buttandogli la bomba. Dopodiché sì, ci credo che in certe famiglie la cosa non fosse presa molto bene. Una cosa importante da dire è che per fare questo libro mi sono in contatto mia madre con alcuni genitori di persone che frequentavano l'Arcigay di Milano, di cui a quei tempi ero presidente, e si confrontarono e scoprirono fondamentalmente che i problemi che aveva una di loro erano i problemi che avevano esattamente le altre, cioè che il problema di rapporto tra genitore e figlio omosessuale non era dovuto al carattere, alla mentalità, ma proprio era un problema di tipo sociale. E questo diede loro l'idea di mettersi insieme e reagire socialmente sulla società per cambiare la mentalità. E fu così che nacque Agedo, una riunione di quattro mamme in casa di mia nonna a Milano, di cui oggi abbiamo qua il presidente nazionale, che ha fatto molta strada da quegli anni, perché è diventata una realtà indispensabile in tutte le situazioni gay. Però di questo è meglio che parli Fiorenza. Quando scrissi il libro, io avevo un'età in cui ero fondamentalmente fratellone maggiore, adesso potrei essere padre dei ragazzi che leggono il libro, però ripeto, non è colpa mia, il libro doveva essere una cosa di breve durata, però ci ho sempre tenuto ad avere un'interazione con i ragazzi più giovani, anche magari solo tramite Facebook, così, per cercare di stare al passo coi tempi, con una società che cambia e che in parte abbiamo fatto cambiare noi. Adesso, dopo 35 anni di militanza, posso dire che non è vero che non cambia mai niente. 35 anni fa non ci sarebbe stata neanche la sede dell'Ireus in cui fare questa conversazione, ma non ci sarebbero stati neanche i libri. Il libro lo scrissi fondamentalmente perché mi resi conto che quando facevo accoglienza all'Arcigay di Milano le domande tendevano a ripetersi, erano più o meno, erano le 10 domande, e a un certo punto cominciarono ad arrivare con estrema frequenza le domande sui rapporti con i genitori. Per la mia generazione, io sono nato nel 1958, il problema del coming out si poneva poco, perché il nostro obiettivo era quello di uscire di casa prima possibile. Dopodiché, una volta fuori di casa, uno se la gestiva come voleva coi genitori. Quando è arrivato il riflusso e i figli hanno cominciato a rimanere in casa molto più a lungo, ha cominciato a porsi il problema di una coabitazione in un'età in cui ormai i figli avevano una vita sessuale affettiva, con l'imbarazzante situazione di invitare il ragazzo a casa presentandolo come mio compagno di università, il mio amico, la mia amica.
e si poneva sempre di più il problema di come parlarne in famiglia, che ripeto era un problema che nella mia generazione non si poneva, perché il coming out si faceva quando si era fuori dalla famiglia. E lì ho assistito a diversi incontri, alcuni mi hanno portato la madre, il padre in Arcigay perché ci parlassi io, perché io comunque l'avevo detto ai miei e quindi sapevo cosa voleva dire. E mi resi conto che c'era fondamentalmente una grandissima mancanza di trasmissione di conoscenze e di esperienze, che se ci pensate bene non è molto strano, perché l'esperienza eterosessuale si trasmette di padre, di madre in figli. L'esperienza omosessuale no, perché siamo un po' come i cuculi che nascono tutti in famiglie eterosessuali. E quindi ogni generazione deve riscoprire gli stessi principi, le stesse cose. Allora, il libro fu scritto per riassumere le esperienze che altri avevano fatto e le cose che avevo visto. Anche perché esisteva ed esiste tuttora un'ideologia, che non è un'ideologia neutrale, che afferma che il coming out è l'inizio di tutti i guai per una persona omosessuale, che se ti dichiari ti rovini. Ed è esiste una pressione molto forte all'interno del mondo gay e lesbico su questo fatto, fondamentalmente perché le persone che non hanno voglia di dichiararsi non hanno piacere a che altri lo facciano e vivano meglio di come vivevano prima, perché questo vivere meglio è la dimostrazione del fatto che loro non è che non si dichiarano perché non si può fare, ma perché non hanno il coraggio di farlo. E quindi ogni persona che fa coming out è un atto di accusa nei confronti di quelle che non lo fanno. E quindi io, oltretutto, sono cose che ho visto dalla mia esperienza personale. Le persone che hanno avuto situazioni disastrose dopo un coming out sono le uniche che il coming out non l'hanno fatto. Perché quando vivi in una famiglia fondamentalmente omofobica, testimoni di Geova piuttosto che imam musulmano, ciao, non sarete mai voi a fare il coming out con i genitori, saranno i vostri genitori che quando si accorgono che non avete il fidanzato o la fidanzata come si aspettavano andranno a frugare nei vostri diari, nella vostra posta elettronica o cominceranno a tenere d'occhio il vostro Facebook, e saranno loro a farvi l'outing, non il coming out. Io ho conosciuto un paio di casi di ragazzi che sono stati buttati fuori di casa, ma erano famiglie disfunzionali, nel senso che i problemi non li aveva soltanto il figlio maschio gay, li aveva anche la figlia eterosessuale che frequentava un ragazzo che i genitori non piacevano e che ha buttato fuori pure lei. Per cui voglio dire che questi casi esistano, che il movimento LGBT abbia il dovere di assistere le persone in questi casi estremi, è vero, ci mancherebbe altro, ma che sia vero che chiunque faccia un coming out si trova automaticamente in questa situazione, non solo è falso, ma è appunto una narrazione non neutrale che tende a mostrare che se tu fai delle scelte omosessuali nella vita, dove scelta non è se amare uomini e donne, ma se accettare il fatto che tu ami uomini e donne, chiariamo bene cosa vuol dire la parola scelta, ecco, se tu fai questa scelta la tua vita sarà rovinata e che quindi il tuo unico modo per essere felice è quello di una normale, serena famigliola eterosessuale in cui tu, maschio, non ami assolutamente tua moglie, tu, femmina, non ami tuo marito, però almeno in faccia alla società siete normali e quindi siete felici. Io nel libro ho insistito molto su questo concetto, anche perché vedevo che veniva fuori questa generazione nuova per cui l'essere normale era molto importante. La normalità è un concetto statistico. Era normale essere nazista nella Germania di Hitler, era perfettamente normale. Però, voglio dire, per essere normali voi sareste veramente nazisti? È chiaro che è anche normale non essere un assassino, cosa che a me va bene. Però, ripeto, la normalità è un concetto puramente statistico, è normale quello che la maggioranza delle persone fa in una società. L'omosessualità è anormale, ok? E quindi dov'è il problema? Non è normale essere ebrei in Italia, ciò nonostante questo non implica che bisogna aprire Auschwitz. Sicuramente in Israele essere ebrei ha un significato di normalità totalmente diverso da quello che ha in Italia. Quindi, come vedete, la stessa realtà in situazioni diverse si configura in modi diversi. Questo per me è importante perché di fronte a questa ansia di normalità da parte dei ragazzi più giovani che appunto un po' si rovinavano per poter essere come gli altri, è importante sottolineare che ciascuno di noi ha una sua norma
cosa che non vuol dire che ciascuno di noi può fare quello che gli pare, perché viviamo all'interno di una società, ma esiste un principio aureo, che è proprio chiamato il principio aureo, che è anche nell'ebraismo biblico, nel cristianesimo: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. I tuoi comportamenti, finché non danneggiano nessuno, non costituiscono nulla di immorale o chissà che cosa. Questo libro in 20 anni è stato usato molto per fare il coming out. Io avevo fatto nella prima edizione un suggerimento, avevo visto che un mio amico aveva fatto, no, la seconda edizione, aveva fatto coming out mettendo una lettera dentro una copia del libro e l'aveva lasciata sul comodino perché era terrorizzato all'idea di parlarne con i genitori. E dopodiché infiniti genitori sono trovati sul comodino il libro con la lettera dentro, ma ci sono tanti modi per farlo. Però la cosa importante che abbiamo verificato dopo 25 anni di esperimenti con figli diversi, e mamma e papà, devo dire una cosa, è che la famiglia che espelle non è parte della cultura italiana. Ripeto, esistono pazzi dappertutto, però se devo dire un problema che abbiamo avuto in Italia non è la famigerata famiglia che ti butta fuori di casa, perché io vi sfido a dirmi quanti di voi se lo saranno sentito dire: se dico ai miei che sono gay mi buttano fuori di casa. Casomai in Italia esiste il problema opposto: quelli che quando hanno saputo che il figlio o la figlia minorenne era omosessuale o lesbica l'hanno recluso in casa, gli hanno proibito di frequentare amici e amiche. Ridete, perché sapete che questa è la cosa che succede in Italia. Cioè la struttura familiare italiana è diversa e ci permette un gioco maggiore, nel senso che nessuno di noi vi può garantire che la vostra famiglia prenderà bene il fatto che voi siete omosessuali. E sinceramente mi metto un po' nei loro panni, appunto: mamma, papà, devo dire una cosa, sono gay. Immagino che a molti un colpo sia venuto. Una delle fondatrici della GEDO, una delle 4 fondatrici della GEDO, ha detto: ma a me, quando me l'ha detto mio figlio, mi sono sentita mancare, perché mi si apriva un baratro davanti. Però innanzitutto la società è cambiata in questi 25 anni, anche perché alcuni di voi presenti qua siete nati dopo che la GEDO è stato formato, siamo andati in televisione, abbiamo partecipato ai Pride, la GEDO ha firmato, è stata presente, si è fatta vedere. L'idea che un genitore abbia un problema che non è il suo problema, ma che è un problema sociale, che ha una soluzione sociale, un po' è passata.